Buona giornata, bentrovati, prima edizione del nostro telegiornale, questa mattina un po' più lunga del solito perché dobbiamo dare subito conto delle informazioni inerenti il terribile nubifragio che ha colpito nelle prime ore del mattino di ieri la città di Cerignola nel Foggiano con ripercussioni drammatiche in due scuole cittadine, in modo particolare il liceo artistico Sacro Cuore, annesso al classico Zingarelli. Violente infiltrazioni hanno danneggiato la struttura, costringendo ad interrompere fino a domani le lezioni con aule della struttura completamente invase dall'acqua. Prima di entrare nel merito e di approfondire questa terribile situazione che si è vissuta, vediamo anche le immagini che sono state girate durante il nubifragio di ieri e poi torniamo in studio. Impressionante la cartoccia che non è così forte insomma. A me fai dire, che facevo io da operatore facevo? Allora, avete visto le drammatiche immagini direttamente proprio dal liceo artistico Sacro Cuore, quello che è successo, aule completamente invase dall'acqua. Allora, su questa questione è intervenuta con una nota la preside Giuliana Colucci, il quale se l'è presa direttamente con la provincia di Foggia parlando di immobilismo, all'ennesima richiesta di aiuto all'amministrazione provinciale, dice la Colucci, ha risposto con un altrettanto ennesimo e roboante silenzio. È una situazione che dura da diverso tempo. Cita un episodio in particolare, la preside, perché lo scorso 17 ottobre lei insieme al professor Giratomate erano stati ricevuti dal presidente Miglio e da due tecnici dell'ufficio, il quale loro avevano esposto la questione della situazione delle infiltrazioni in tutti i loro aspetti e a fissare un incontro con gli stessi tecnici che doveva avvenire lo scorso 20 ottobre, cosa che non è avvenuta perché i due tecnici non si sono presentati né in quella data e né nei giorni successivi. Per cui è facile ovviamente prevedere che ovviamente il silenzio ha dipeso non certo dalla mancata collaborazione, ma quanto dal silenzio vero e proprio della provincia in merito a una tematica che deve essere affrontata perché a questo punto non è più procrastinabile. Questa nota è stata sottoscritta, chiude la Colucci, inviata anche al nostro telegiornale, dagli studenti, dai genitori e da tutto il personale scolastico dell'Istituto di Istruzione Zingarelli, appunto di Cerignola. C'è stata una situazione critica anche alla sezione distaccata della Greca Pavoncelli, dove si sono registrati forti disagi, con anche in questo caso infiltrazioni all'interno della struttura. Per precauzione, ieri le lezioni sono state sospese in anticipo e i ragazzi sono stati fatti uscire per lo più pendolari in anticipo dalle lezioni. Noi naturalmente seguiremo gli sviluppi della giornata nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, non escludendo ovviamente anche un'eventuale edizione straordinaria. Andiamo avanti velocemente con le altre notizie. Parliamo della dichiarazione resa da Papa Francesco in merito all'accanimento
commento terapeutico. Il Papa ricorda come sia moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umano che viene definito proporzionalità delle cure. Lo ha detto in un messaggio ad un convegno promosso dalla Pontificia Accademia. Una scelta per quanto riguarda quella di sospendere le cure, dice il pontefice, che assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale nel momento in cui prende atto di non poterla più contrastare, e tutto ciò è senza giustificazioni alla soppressione del vivere. È stato approvato il bilancio di previsione per quanto riguarda la provincia di Foggia, ma non mancano polemiche tra il sindaco del comune d'Auno Landella e il presidente della provincia Miglia. Nonostante il senso di responsabilità, ci saremmo aspettati, dice Landella, una maggiore propensione al dialogo con il presidente provinciale, ma così non è avvenuto. Ci sono stati diversi episodi che hanno messo in evidenza questa grave incrinatura, partendo ovviamente dalla vicenda del secondo casello autostradale. Il bilancio, che tra l'altro ha visto anche la presenza di altri esponenti dei comuni, ma non i sindaci di Cerignola e di Lucera, come ha messo in evidenza il sindaco Dauno Landella, che sono ovviamente vicini al presidente provinciale Miglio. In chiusura, la pagina sportiva, la pallavolo, si annuncia una fine settimana importante per le formazioni opantine. Si parte domani con il campionato di Serie B 2 donne, con la sfida che vedrà protagonista la pallavolo Cerignola alla palla di Leo contro il Palermo. Ricordiamo che le Fucsia sono reduci dal successo ottenuto in trasferta a Castelvetrano. Per quanto riguarda invece la B1 donne, per la Libera Virtus cerca il riscatto dopo la sconfitta subita a Roma ad opera del Casal dei Pazzi, ed una impegnativa sfida da non perdere contro il Catania. Poi, per quanto riguarda la B1 uomini, importante test in trasferta per Ludas Volley dopo la sconfitta casalinga contro Aversa in terra barese contro il Tricase. Per la Serie C uomini, la Fenice Volley, dopo il successo contro Cupano per 3-0, affronta il Group Lucera. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa prima edizione del nostro telegiornale, che vi ha documentato quanto è avvenuto al nubifragio di ieri mattina a Cerignola, che ha colpito pesantemente il liceo artistico Sacro Cuore. Vi informeremo nel corso della giornata, e comunque prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, notizie e approfondimenti questa sera alle 19 circa. Grazie per l'attenzione, a più tardi.